Cari amici di YouTube, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi in questo video vi parlerò di un piccolo problema che mi si sta manifestando con questa solita chiavetta, questa qui, che non so come mai, ma mi fa uno scherzo insolito su questo computer. In questo video la proveremo sia su questo computer che sul portatile. Uno dei difetti che esegue è durante la rimozione sicura. Cosa succede? Non ci sono programmi, non c'è nulla di strano, ma mi risulta il computer continua a dire che probabilmente qualche programma lo sta utilizzando, e questo è uno. Il secondo problema riguarda alcune foto, cioè alcune cose. Quando cerco di aprire alcune foto manda questo messaggio: non sempre, però. Eccolo qua. Purtroppo non vuole mettere a fuoco, ma dice impossibile aprire l'immagine perché è in corso di modifica in un altro programma. Però sembra che questo difetto lo fa sia su questa chiavetta che su altre cose, su altre chiavette o sul computer o di foto che ho sul computer. Adesso proviamo a fare così: spengo il computer e provo a portare su la chiavetta per vedere se anche sul portatile lo fa. Ci vediamo sopra con il computer portatile. Eccomi qua sul computer portatile. Ora proviamo a far scorrere le stesse foto che ho fatto scorrere prima sul PC fisso. Sì, perché su questo programma raccolta foto di Windows Live apre sia le foto che i video. Staremo qui 5 minuti e poi proverò a toglierlo per vedere se anche qui mi dirà dispositivo in uso, o se qui sarà riuscirà a toglierlo, chi lo sa. Per adesso messaggi di impossibile aprire l'immagine, come si vedeva sotto, non li dà. Sembrerebbe tutto a posto per adesso. Ok, allora aspettiamo 5 minuti e proviamo poi a togliere la chiavetta. Ci vediamo tra poco. Benissimo, 5 minuti sono trascorsi, proviamo a togliere la chiavetta. Allora, rimozione sicura
espelli, e qui non è venuta quella scritta insolita. L'espulsione della chiavetta è avvenuta con successo, quindi molto probabilmente il problema è il computer sotto. Vedrò allora di farlo guardare. Quindi possiamo anche toglierla. Quindi vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti e buona serata.